primo pensiero che si ha in questo momento è capire l'entità, no, di quello che era avvenuto, quindi devo dire che è stato abbastanza preoccupante. È stato quello di cercare di organizzare tutto quello che poteva servire per accoglierli, per prestare loro assistenza. Il problema era capire quanti pazienti, quanti feriti, quante persone sarebbero arrivate da noi e quindi cercare di capire che cose, quanto dovevamo mettere in campo per soccorrere tutti. Il primo pensiero che si ha in questo momento è capire l'entità, no, di quello che era avvenuto, quindi devo dire che è stato abbastanza preoccupante. In pronto soccorso sicuramente l'arrivo massiccio e contestuale di tanti feriti, di tanti pazienti con le ustioni, soprattutto nella parte, tra l'altro, dorsale, molti arti inferiori, è una sensazione, insomma, di non riuscire a far fronte a tanta sofferenza, però poi insomma ci siamo, ovviamente abbiamo avuto pochissimo tempo per organizzarsi, ma ci siamo organizzati, abbiamo mantenuto il turno perché è successo verso le ore 14, per cui gli smontanti sono rimasti tutti e poi dopo anche le colleghe dei vari reparti sono arrivati e ci siamo organizzati, abbiamo definito le aree di trattamento, per cui i pazienti che dovevano accedere, diciamo, al pronto soccorso generale non provenienti da quella situazione venivano trattati in un'area, quelli provenienti da quella situazione venivano trattati in un'area specifica dove facevamo inizialmente un triage molto sommario e poi dopo si valutava assieme al medico i pazienti che devono essere trattati lì, altri che devono essere destinati ai pronto soccorsi periferici.